e prendevamo il trenino della Valseriana. Ed eccolo invece il nuovo tram sfrecciare 42 anni dopo sulla nuova linea là dove era il vecchio sedime. Mi dispiace perché c'era una bella cosa e purtroppo un discorso economico di interesse. Erano gli anni così. Stiamo discorrendo degli anni della chiusura delle nostre ferrovie, quando l'autobus costava meno perché nelle nostre ferrovie non era mai stato fatto niente, solo sfruttate, e sarebbe costato troppo riqualificare. Anche solo a 50 all'ora in città, macchina per sogno, ma veloce, deve un bel armamento, questa la capiscono solo i bergamaschi, temo. Ma c'è anche chi il tram non lo vorrebbe, vero? Ci si abitua subito perché poi poi diciamo la nostra velocità non è elevata, la velocità è questa, non disturba. Sull'ex ferrovia di Valseriana non è il caso che dica, sono 40 anni ormai che ne vado parlando. Cito solo dei pensieri espressi dal grande maestro Gianandrea Gavazzeni, che ebbe la compiacenza di stendere una nota introduttiva al nostro libro sulle ferrovie delle valli. Segnarono tutta la storia delle due ferrovie entrate nel cuore vitale delle valli, con un attaccamento delle popolazioni che andava oltre il fatto della comodità pratica. Ancora più grave quindi l'insensibilità e la colpa di chi le volle distrutte. Beh, può bastare. Avete il freno? Solo manipolatore, in avanti frena. Poi c'è l'emergenza, Quindi tutto col manipolatore, sì. Certo. Cioè io spingendo in avanti freno. Spingendo in avanti piano piano. È modulabile. Modulo, così è tipo qua. Ma sicuro come la faccia tu non andrei. Leverò però Dice, mi fanno pagare il tram. No, è meglio. Non è per il tram, il discorso è che sì, per i primi mesi stanno un po'. Ci farà più attenzione, dopo diventa normale. Non si abituano, sanno che c'è. Non hanno più problemi neanche col traffico. E poi la gente si abitua, lo sanno, basta. Facciamo una cosa nuova. Comunque la soddisfazione quando vedi gente che ti applaude è mai pagata. Per dire. Un mezzo così antico da oggi è così moderno, è necessario. Esatto. Un peccato averti proprio. Quasi 80 all'ora di bicicletta prima della galleria. C'è un po' di sangue. No, qua è pezzo 2. Spessamente fino a via d'Ali. Ma è chiamato lavorando. Questo è un lavoro chiuso. Fermata di servizio. Ma la fai in ordine delle fermate di servizio. Perché erano quelli di servizio? Poi chiudi e tieni aperto solo. Esatto. Mi dico lei quando vuole. Vada. Era sufficiente una. Quel pulsante qui funziona solo a pantografo passato, nel veicolo di stabilità. Basterebbe solo farlo funzionare, anche semplicemente portando il PM in AV. Quindi a veicolo abilitato. Qui sei verde. Questo qua è il costing, il sensore sotto che si collega con quello del tram, che mi dà la preferenza per il semaforo. Cioè sa che io sono qua. Adesso mi dà il tempo per diventare verde. Perfetto. Questa è la chiamata del semaforo, diciamo, che ti aiuta. Cioè sa che sei tu, questo lo porto sempre alla svelta.
e per sua ricerca della rotta. L'ingegneria della SAL, uno che da mesi pare già ricco. Non ti dà il verde? Ah, SAL sta pagando per il penale, per il risparmio dei danni. Anche no, in Danimarca, in Galizia, i consegnami entro la federale che fanno tanto. Ma quelli da Danimarca sono mica quelli di Israele che non prendiamo tanto di meno perché non intendiamo più nel Roma. Non si dava, c'è quello fanosino, quando tiri... Ah, è un gioco, però si vedono con la Danimarca. E anche il Dama, no? Ci ne va tutto, adesso però... Sì? Eh? Ma tu sei andato ancora al massimo? No, non era al massimo. No, sono arrivato su 70 all'ora qua. Facciamo così. Grazie, ci sentiamo quando le porto tutto. Grazie signori, arrivederci. Ringraziamento magna cum laude a Stefano Formentini, tecnico impianti fissi, TEB. Salve. Salve. Dove ti sentiamo, dai? Va E come ringraziare il mio inconsapevole conduttore audio di questo video, l'amico Silvio, che ho sfruttato come voce narrante orobica e molto determinata. Lo omaggio col transito di un merci nella stazioncina di Chiuduno, suo borgo di residenza, anzi, proprio a due passi da casa sua.